e Termoli è, ahimè, lo specchio della confusione che regna in Europa nel settore automobile, con una politica che ha mal concepito e mal gestito un processo di elettrificazione. In centinaia si sono ritrovati ieri pomeriggio in piazza Monumento a Termoli per il presidio organizzato dai sindacati in vista del tavolo romano di martedì 17 settembre. Mobilitazione promossa dai sindacati nazionali per chiedere risposte sulla realizzazione della Gigafactory ormai annunciata a ripetizione da Assisi, ma sulla cui nascita è scesa una oscura coltre di nubi dopo la comunicazione della joint venture guidata da Stellantis e Mercedes di una posticipazione sine die del primo investimento per l'elettrico in Italia. Ovviamente la comunicazione di giugno ha fatto saltare per aria il lavoro fatto in un anno, diciamo così. Quindi noi abbiamo uno spirito costruttivo. È chiaro che però se le risposte non fossero positive, noi faremo iniziative di mobilitazione più importanti. Quello di Termoli avrebbe dovuto essere il terzo sito in Europa per la produzione di batterie per veicoli elettrici, ma per ora l'unico attivo rimane quello in Francia. I piani di Assisi per Italia e Germania sono finiti in stand-by, complice da un lato la contrazione delle vendite dei veicoli elettrici, dal lato i prezzi troppo competitivi della Cina, nonostante i dazi europei. Termoli ha uno stabilimento di meccanica che è l'eccellenza all'interno di Stellantis per quanto riguarda la motoristica e deve continuare a esistere anche perché i motori endotermici continueranno a vivere. Non più tardi di qualche settimana fa, di qualche giorno fa, si sta pensando addirittura di allungare i tempi per quanto riguarda l'introduzione tassativa dell'elettrico. Così gli sviluppi intorno a quella che sembrava la soluzione definitiva per salvare i circa 2.000 dipendenti dell'ex stabilimento Fiat di Termoli arrancano e all'interno della fabbrica continua a regnare un clima di incertezza. Un tira e molla che finora ha portato soltanto a incontri infruttuosi e sembra che le polemiche stiano solo aggravando ulteriormente una situazione già fortemente critica tra tensioni geopolitiche e un mercato, quello dei veicoli elettrici, che dà sempre più segnali di crisi.